Questa casa è realizzata in stile tipi Dabbiano classico, risalente all'inizio del secolo scorso. Date un'occhiata, come vedete c'è uno stagno privato nella proprietà. No, mi sembra troppo banale. C'è anche uno strano odore. Questa è già la decima casa che vi mostro, ma che cosa volete? Voglio che la nostra casa sia lussuosa, con tanto oro e colori brillanti. Oh, anche una piscina. Una piscina? E dove dovrei trovarla? Sì, sono disperato. Tranquillo, ti aiuto. Ragazze, che cosa ne dite? Va benissimo non dimenticare la piscina. Ottimo, cominciamo a progettare. Innanzitutto realizzeremo delle solide pareti, anche perché senza non potremmo fare alcuna casa. Assembliamo il tutto. Ok, questo dove va? Ah, ho capito! Ehi, dove sono i mobili e la piscina? Abbiamo cominciato adesso, su, abbiate pazienza. Cliente difficile, eh? Sono troppo prepotenti. C'è qualcos'altro? Ho portato la vasca da bagno ed è super pesante, aiutami! Certo! Le bambole hanno detto che vogliono una casa con decorazioni dorate. Credo proprio di avere quella giusta. Oh, per irrobustirla aggiungeremo queste gambe dorate così. Aspetta, perché ne ho solo due? Forse dovrei diventare un parrucchiere, credo che il mercato immobiliare non faccia per me. Non dire sciocchezze, stai andando alla grande. È che non sei molto fortunato con i clienti. Ci serve una doccia. Ci ho pensato io, eccola qui, guarda. Fantastica, fissiamola proprio qui. E aggiungiamo anche questo piccolo grazioso rubinetto. Ho alcune idee per le decorazioni del gabinetto. Oh, com'è pesante, che cosa c'è che non va? Ma dai! Cosa? Che problema c'è? Volevo solo provarlo. No, non puoi farlo finché non abbiamo finito, ok? Ah, quelle bambole. Dov'ero? Ah, giusto, le decorazioni dorate. Ne aggiungerò un'altra bellissima nella parte inferiore. Decoriamo anche il coperchio con degli strass. Sembra davvero un pezzo lussuoso. Oh, la mia feta, ho come il presentimento che oggi non riuscirò a lavorare. Scusa, non vedevo l'ora di provarla. Comunque, questo muro va qui. E possiamo passare alla cucina. Ho quasi finito col frigo. Benissimo, allora ti aiuto con lo sportello. Voglio fare un paio di tacche per farlo sembrare come quello vero di un frigorifero. Decoriamo anche questo con una fantasia in tema. Tipo questa qui. Fantastico! E ora ci servono le maniglie in modo che le bambole possano aprire il frigo. Molto bene! Mettiamo tutto insieme e... voilà! Il nostro bel frigo starà qui. Adesso però dobbiamo riempirlo di cibo, eh? Ehi, ciao, consegna a domicilio! Grazie, Corriere Sam, sei proprio in orario. Mettiamo tutto dentro il frigo. Pensi che questo tono di rosa sia della tonalità giusta per le bambole? Direi che sia perfetta, ma possiamo renderla ancora più bella con delle decorazioni dorate, ricordi? Il nostro mobiletto avrà tre ante. Ecco qui. Incolliamole nel posto giusto, così. Senza dimenticare le maniglie. Ah, che buon profumo! Guarda questi bellissimi fiori, Sue! Wow, saranno perfetti per il mobile da cucina! Cosa? Le maniglie? Ok, troverò qualcos'altro. Sammy, cerca di trovare delle rose gialle. Sono certa che staranno benissimo. Intanto finisco qui. Aggiungiamo un bel bancone proprio qui sopra. E attaccherò queste bellissime piastrelle. Sembra quasi un letto! Ho anche il frigorifero vicino, sembra un sogno. Ti sbagli, è il bancone della cucina. Questi sono i fornelli, vedi? Sono così fortunato, sì, ho trovato un campo pieno di rose. Fantastico, raccoglile. Ho trovato un posto adatto a loro nella nostra cucina. Aggiungiamo anche un cestino con le verdure. Almeno le bambole mangeranno sano e la cucina è pronta. Passiamo alla camera da letto. Per realizzare un letto per le bambole abbiamo bisogno di una base bella robusta. Forse potrei diventare uno stilista, guarda il mio outfit. Beh, è molto bello, ma non penso sia confortevole. Immagino tu abbia ragione. Questo laccio può essere un'ottima aggiunta al letto che stiamo realizzando. Mi piace davvero come sta venendo fuori. Ehi, perché il letto è così duro, eh?
Perché non abbiamo ancora messo il materasso. Ora dovrebbe essere più morbido. Ci serve anche una testiera. Questa potrebbe fare al caso nostro. Ti aiuto io. Taglionetto. Grazie. Facciamo una bella imbottitura. Così le bambole potranno sedersi comodamente. Più oro, più perline, più lusso. Va bene, va bene. Il cliente ha sempre ragione. Attacchiamo le perline su tutta la testiera. E ancora di più. Le aggiungeremo anche al bordo. Ah, questo letto è così comodo, improvvisamente ho un po' di sonno. Anch'io una pecora. Non ce la faccio, questi cuscini sono troppo belli. Significa che staranno benissimo nella casa delle bambole. Ora aggiungiamo un bel tappeto viola vicino al letto. Metti anche due paia di pantofole, così le bambole non si congeleranno i piedi. La camera è pronta, forza, occupiamoci della piscina. Oh, questa piscina sembra troppo bassa. Ehi, esci da lì, stiamo ancora lavorando. Le bambole volevano una casa piena di colori vivaci, quindi faremo delle belle decorazioni arcobaleno. E lo specchio aggiungerà ancora più colori all'acqua. Non dimenticare l'ingresso nel garage. Dovrebbe essere pulito e ordinato, fantastico. Decoriamo anche il corridoio, ragazzi. Ho ancora delle perline gialle, prendile. Wow, abbiamo realizzato un pannello davvero bello. Appendiamolo sopra la porta. Il pavimento sarà bianco. Allora il tappeto dovrebbe essere rosso, adoro questa combinazione. Quest'arco starà benissimo dentro casa. Qui metteremo le porte. Ed ecco le loro bellissime maniglie. Ho come l'impressione che ci stavamo dimenticando del tetto. Potrebbe piovere da un momento all'altro. Aggiungiamo questo grazioso ornamento nella camera da letto delle bambole e voilà! Sammy, dai un'occhiata! Sono certa che ti piacerà molto! Ma ci hai fatto caso? Sembra proprio un vero red carpet! Oh, spero che non ci siano paparazzi nei paraggi, non mi sono truccata. Guarda qui! Wow, fantastico! Sammy, non farti trasportare. Va bene, la smetto. Cominciamo a montare il divano d'arretro. Prima realizziamo il rivestimento. E poi aggiungiamo qualche elemento dorato. Ho bisogno dei braccioli. Ehi là! Sammy! Ah, sì, li ho appena finiti, ecco a te. Hai fatto un lavoro fantastico, grazie! Ecco i cuscini, così il divano sarà più comodo. E naturalmente altre decorazioni. Oh, voglio aggiungere anche delle perline sul retro, eh? Proprio così. Secondo me potremmo migliorare ancora il divano. Hai ragione, Sammy, cominciamo. Aggiungiamo più colore in questo modo. Sammy, che stai facendo? Stiamo portando il tavolo, ragazzi, prendetelo, forza, forza! Ancora un po', quasi! È pesantissimo! Lo prendo io e lo mettiamo qui. Che spazio accogliente, il posto migliore! Oh, non dire altro, se ne occuperà lo chef Sam del tè! Prima creiamo una base con questa bellissima argilla. Decoriamola con alcuni fantastici disegni realizzati con argilla bianca. Adesso puoi completarla. Ok, qui farò una linea contorta mentre qui andrà un'onda. E una rete sulla parte superiore. Ecco che arriva la mia parte preferita, la ciliegina sulla torta. Che buona! Un ottimo regalo per la festa di inaugurazione della casa. Passiamo agli ultimi ritocchi. Abbiamo bisogno delle scale, vero? L'auto nel garage e l'acqua finisce nella piscina. Felicissime, finalmente abbiamo trovato la nostra casa! Sì! Si è lodato il grande Tibidabba, l'affare è concluso, urrà! Ah, che bella mattina! Oh, questa notte ho dormito benissimo. Non c'è niente di meglio di un bel bagno caldo con tanta schiuma per cominciare la giornata. Buongiorno, Blondie, hai dormito bene? Oh, questo divano è così morbido!
Ah, sono felice per te. Vediamo, non ho molta fame. Ehi, voglio fare un bel tuffo in piscina. Fermati! Ehi, voi in piscina, non vi sarete dimenticate della festa, vero? Sì, evviva! Woohoo! Ehi, guardate qui, tutti di te, cheese! Questa è la festa più bella in assoluto! Sì! Wow, la loro piscina è fantastica! Questa torta è buonissima, gnam gnam! Ce l'abbiamo fatta, Sammy, sono felicissima! Ragazzi, iscrivetevi al canale e non dimenticate di mettere un mi piace al video! Ciao! Un'altra foto! Alla prossima!